Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Pro Teramo. Un'ora insieme per analizzare il momento del Teramo, certamente non positivo alla luce della sconfitta di sabato pomeriggio contro il Pordenone, che se sulla carta ci può anche stare, dal punto di vista dei riflessi di classifica crea non pochi imbarazzi. Adesso la formazione biancorossa attesa da due trasferte complicate e consecutive, quella di Fermo sabato sera alle 20:30 e poi quella di Salò. Ci vogliono punti a questo punto, e scusate il bisticcio di parole, non è più possibile rimandare, perché il Teramo è al penultimo posto in classifica in solitario e oggi si giocherebbe la permanenza in categoria con il Fano. Dunque è davvero una situazione difficile quella del diavolo, ne parleremo questa sera vedendo anche quelle che sono le prospettive proprio per la gara di sabato sera. Lo faremo insieme ai nostri ospiti, uno lo ritrovo con particolare piacere, Federico Andrenacci, procuratore. Ciao Federico, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao. Ben ritrovato, anche perché insomma si è da poco chiuso il mercato e tu sei stato a Milano proprio come attore protagonista per alcune trattative, poi ce le racconterai. Certo. Saluto i miei due compagni di viaggio, Ania Cantagalli, ciao Ania. Buonasera. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. E a Maurizio Da Qui, che saluto già, chiedo di farci vedere la classifica, come sempre, per iniziare, per dare il primo spunto. Perché insomma, se graficamente il terzultimo, il Teramo qui graficamente al terzultimo posto, il Modena non lo dovete considerare, dunque il posto è il penultimo. Oggi ci sarebbe il playout tra il Teramo e il Fano, al netto della penalizzazione che arriverà per il Vicenza, e questo lo possiamo dare per scontato, ma vedete che il Vicenza, anche per come si è fumata la Feralpi Salò sabato pomeriggio, io direi che, contrariamente a quanto pensano alcuni nel clan Teramo, non bisogna considerarla in ottica play-out, sarebbe un errore marchiano farlo, o no Andrea, sei d'accordo? Penso che i problemi siano altri e Teramo farebbe bene a concentrarsi su appunto quello che non va in casa propria. Poi se può arrivare una mano altrove, tanto meglio. Vicenza avrà la sua penalizzazione, dovrebbe essere corposa, ma per la qualità della rosa che è il Vicenza, per la capacità che ha questa squadra comunque di poter vincere determinate partite come quella di sabato scorso, il Vicenza, se stiamo ai risultati del campo, penso che, e non ci saranno altri contrattempi di natura societaria, se i giocatori dovessero essere pagati regolarmente dalla curatela eccetera eccetera, insomma, Vicenza dovrebbe arrivare alla salvezza. Il Teramo deve fare la corsa chiaramente sul Fano, tenendo dietro il Fano, sul Sant'Arcangelo, cercando di riprendere la squadra romagnola, che ora ha un punto di vantaggio. Però ci sono altre squadre, abbiamo visto il Ravenna, il Gubbio, voglio dire, la situazione non è compromessa, anche se c'è da dire che la sconfitta con il Pordenone e il fatto che ora ufficialmente il Teramo è in zona play-out aiutano a vedere un po' tutto nero. Cioè, in questo momento c'è un clima depresso dal vertice societario in giù, c'è un clima depresso proprio perché è arrivata la scure di questo verdetto che è temporaneo, che il Teramo ora è in zona play-out, dopo che per tanto tempo comunque ne era al di fuori. Però se volessimo fare una riflessione un po' più ad ampio raggio, il Gubbio è a due punti, Ravenna e Sant'Arcangelo sono lì. Peraltro, con Ravenna lo scontro diretto, nonostante la beffa del pareggio, lo scontro diretto è a favore. Possiamo mettere anche il Teramo già riposato? Ha riposato una volta, sì. Col Sant'Arcangelo 2-2 all'andata e c'è il ritorno al Bonolis. Col Fano si è vinto all'andata. Quindi la situazione del Teramo, volendo guardare anche gli scontri diretti con le dirette rivali, solo col Gubbio è in svantaggio. Sì. Con le altre o è in vantaggio o comunque se la può giocare con buone prospettive. Però è chiaro
che c'è un'inversione di tendenza che va messa sul piatto, perché altrimenti l'inerzia che c'è in questo momento, un'inerzia negativa, va invertita. Certo, per la cronaca, Baggio Terracino 9 gol a Lumezzane da esterno sinistro, anche se a Teramo gioca a destra, però insomma conta relativamente. Ania, e poi Federico, invece con te parleremo di un di argomento soprattutto mercato. L'analisi che fa Andrea, diciamo che pone la luce sul bicchiere mezzo pieno, nel senso, consapevolezza sì che il momento è complicato, però bisogna anche vedere quello che di buono c'è. Che cosa si porta dietro allora di buono da sabato pomeriggio il Teramo? Tra poco rivedremo le immagini di Teramo Pordenone, non certo il primo tempo. Non certo il primo tempo, si porta dietro di buono un secondo tempo giocato con una buona cattiveria, tra virgolette, agonistica. Quel che però secondo me ancora manca è la consapevolezza di essere lì in basso. Come l'anno scorso, purtroppo mi sembra di rivedere una storia già vissuta, si continua a sostenere che la squadra valga di più della salvezza, però al momento questa squadra deve ancora conquistare la salvezza, quindi se poi varrà effettivamente qualcosa in più, ben venga. Però attualmente il Teramo è penultimo, ha avuto un inizio del 2018 da dimenticare, con un punto in tre gare. Con un esonero di mezzo, con un cambio tecnico, con tanti cambiamenti, tante novità che devono ancora incastonarsi per il meglio. È chiaro che non è facile, perché tempo non ce n'è, siamo in un momento della stagione in cui tutti i pezzi del puzzle avrebbero già dovuto essere composti, e così purtroppo non è stato, perché comunque per cercare di fare meglio si è cambiato tanto, in primis in panchina. Però appunto tempo non ce n'è, bisogna vedere che tutti i pezzi del puzzle vadano al posto giusto, e al momento ancora non ci sono. Ma soprattutto, secondo me, quello che ha fatto un po' specie, quello che mi ha colpito di sabato, non è tanto la sconfitta, perché comunque contro una squadra di caratura superiore nel livello, nei singoli e insomma in quello che è riuscito a mettere in campo soprattutto nel primo tempo, la sconfitta ci può anche stare. Certo, sì. È la mancanza di mordente nel primo tempo che ha un po' stupito, perché giochi in casa, perché ti devi salvare, perché sai benissimo che arrivi da una delusione cocente come quella di Ravenna, e quindi teoricamente dovresti essere molto arrabbiato per come è finita la partita a Ravenna, per quel gol a 30 secondi dalla fine. Però vai in campo, invece giochi un primo tempo in cui sei molle, in cui certi movimenti degli avversari non sono stati letti con le giuste tempistiche, e poi riesci a riprenderti nel secondo tempo, ma non riesci a concretizzare. Vedi Varas, quella occasione che ha avuto abbastanza clamorosa. Quindi secondo me manca ancora un po' il calarsi nella parte, l'avere quel coltello tra i denti che effettivamente secondo me ancora non c'è. È mancato per tanto tempo nella passata stagione, e il Teramo è arrivato ai play-out. Mi auguro che questa volta ci sia una consapevolezza prima di doversi calare nei panni di una squadra che si deve salvare, in modo tale da arrivare effettivamente a quello che auspicano i dirigenti, cioè a qualcosa in più della salvezza, che sulla carta sicuramente il Teramo merita, ma che attualmente non è. Cosa pensate di questo errore, ci scrivono, di Varas? Queste cose non si vedono neanche dei pucci. Il primo messaggio: non è il caso di creare una situazione allarmante. Io invece dico che invece è il caso di farlo, ma in questo senso, perché poi mettere le mani avanti per non cadere indietro, no, come dice Ania, se poi dopo la squadra reagisce con la partita fatta col Pordenone, evidentemente non c'è ancora contezza di quello che è il pericolo, e anche lo scorso anno forse non si aveva contezza di quello che era il pericolo che stava correndo la squadra, e poi ci si è ritrovati a un certo punto ai play-out. Bisogna invece tenere presente che la realtà è questa. Sì. Probabilmente, se si crea un certo tipo di allarme, la squadra reagisce, sì, giocando un primo tempo con una caratura agonistica e con una ferocia ben diversa, perché altrimenti non è spiegabile che arrivano i rinforzi, dovresti avere anche un certo entusiasmo, e invece il Pordenone, squadra in crisi. Sì. In crisi, non meno, anzi sicuramente più del Teramo, viene
e passeggia sul Teramo. Sì. Non è possibile, il Teramo che deve salvarsi deve giocare con una ferocia diversa. Poi il Pordenone può dimostrarsi tecnicamente più forte e lo è nel complesso, ma la ferocia va messa e va messa subito. Poi dopo devi gestire i momenti delle partite, ma non è possibile che a casa mia, al Bonolis, vengono e fanno quello che vogliono. Sì, e io 45 non metto, minuti di fatto il Pordenone ha fatto non, quello non, che vuole. Allora la situazione di allarme va messa e poi va gestita in campo in un certo modo, perché se giochi con un certo allarme è vero che c'è tensione, però è anche vero che probabilmente in campo vai con una certa rabbia agonistica che il Teramo non ha messo, e questo al di là degli arrivi di Gondo, Panico, San Domenico, il mercato, tutto quello che volete, Bifulco, eccetera, però è imprescindibile mettere rabbia agonistica, altrimenti non ti salvi anche se hai giocatori forti. Eh sì, poi Andrea ti faccio rispondere su quelli che sono i giocatori di proprietà oppure no del Teramo, perché tanti prestiti, in realtà Federico, tra un po' magari ci risponderai tu che sei ancora più dentro certe dinamiche su perché si fanno tanti prestiti in terza serie. Rapidissimamente per chiudere il discorso ti chiedo il mancato allarme che diceva prima Andrea da scongiurare è quello che fa tirare a Varas un pallonetto abbastanza risibile piuttosto che in maniera cattiva guardare al centro dell'area di rigore dove ci sono tre compagni. Possiamo riassumerla così, anche se sembra semplicistica? Sì, può essere una conseguenza della mancata pressione psicologica che secondo me non c'è in questo momento, ma una pressione psicologica sana che sì, consente magari alla squadra di reagire e tirare fuori determinati attributi. Balas, a parte l'errore che comunque ci può anche stare, si sbaglia solo chi fa, però qualcosa negli ultimi 16 metri al ragazzo è sempre un po' mancato. È chiaro, la lucidità in quegli attimi è importante perché si gioca ormai punti alla mano e si è in un momento della stagione in cui non arrivare a determinati risultati inizia a pesare molto, insomma i punti lasciati per strada iniziano a pesare parecchio. Di conseguenza c'è da strigliare un po', come ha fatto ieri anche il DS Sandro Federico, per cercare di avere una reazione da parte in primis caratteriale della squadra. Io ho sottolineato il carattere di Sales, spesso bistrattato nella passata stagione, tuttora da alcuni anche in questo momento, però è uno dei pochi che effettivamente in determinati frangenti, anche in maniera goffa, sporca, però ci mette quel carattere che a volte ad altri giocatori manca. E magari al Teramo adesso manca il punto di riferimento di certi giocatori che possano tirare la carretta fuori e dentro il campo. E magari anche per questo motivo può essere arrivato Andrea Rossi, che tra l'altro ieri ha espresso un concetto in cui mi ritrovo abbastanza. Va bene, apriamo un po' la parentesi mercato con Federico, con te, perché termine inflazionato, Federico, di queste ultime stagioni è stato un mercato povero, è stato un mercato ricco di prestiti, è stato un mercato in cui è girato poco denaro. In questo mercato non sono girati neanche i giocatori, però permetto di dire, intanto ecco la nostra diretta Facebook per tutti quelli che ci seguono anche su questa piattaforma, li salutiamo, grazie, siete sempre tanti, così come quelli che ci stanno scrivendo al numero che oramai non ripeto perché conoscete a memoria. Che è successo? Sono finiti i soldi? Sono finiti anche i giocatori? No! Allora vabbè, si sa che il mercato di gennaio è un mercato particolare, tutti cercano di rinforzarsi, ma di occasioni sembra che ce ne siano tante, però poi in realtà non è così. In questo mercato hanno cercato quasi tutti degli scambi, perché come sapete c'è il problema delle liste. Le liste over, sì, under, e quindi molte società avevano sul groppone degli stipendi e degli ingaggi di alcuni calciatori tra virgolette over, e hanno provato tutti a fare scambi, c'era anche il problema dei ruoli, perché molti cercavano un attaccante però dovevano togliere un attaccante, sì, quindi diciamo che è stato un mercato povero, tanta confusione ma poca sostanza. Molte società hanno provato ad avere dei prestiti da società di categoria maggiore, serie B, così, però si sa che non è mai facile perché sono
sempre giocatori che devono essere messi in rimessi in discussione. Di solito a gennaio uno deve sempre correre dei rischi, quindi puntare su dei calciatori che fino a quel momento non hanno fatto bene, quindi chi ha più fiuto, chi ha più bravura riesce a fare il vero affare. Di solito si dice che a gennaio non si trovano giocatori che fanno la differenza. Ora, allora, chi è un operatore di mercato come te, come fa a convincere una società che invece proprio quel giocatore farà la differenza a gennaio, nonostante non ti creda nessuno? Esatto, in quel caso, esatto. Come si fa? Guarda, lì c'è bisogno molto della bravura dei DS, dei direttori, perché in questi casi quando viene proposto il ragazzo, il giocatore, semplicemente ma non ha giocato, ma è infortunato, ma... e lì sta al fiuto loro nel capire, diciamo, quando c'è. Io ho avuto, ad esempio, vi faccio un esempio così, parliamo di qualche nome e vi do qualche gossip. Io ho trattato Sforzini con tutta la Lega Pro, anche società di Serie B. Lui ha avuto problemi con il presidente della Viterbese, Camilli, sì. Hanno avuto, diciamo, tantissimi giocatori hanno avuto problemi con lui, è stato fermo quindi più di 6 mesi, il ragazzo poi non si è accontentato di alcune piazze, ha rifiutato piazze importanti come Reggio Calabria ed altre, Catanzaro. Non è facile, perché un po' il calciatore rifiuta delle situazioni, un po' capitano, dice no ma aspettiamo, forse troviamo di meglio, e alla fine si arriva a fine mercato che sfuggono delle occasioni importanti. E lui adesso in che situazione contrattuale è? Sforzini è svincolato. È un calciatore svincolato, ha tantissime richieste, però lui sceglie, se vuole scegliere una piazza importante, perché comunque lui ha un passato importante, e lì quindi c'è un po' il bivio, capito? Okay. Non... Però dall'altra parte, in questi casi parliamo di Sforzini, ma sì, per fare un esempio, c'è la società che dall'altra parte dice ok, non hai giocato per un po' di tempo, comunque la carta d'identità comincia a farsi guarda, sentire. Ti faccio l'esempio, Sforzini okay. A Teramo sarebbe accontentato di poco o nulla, perché gli piace la piazza, gli piace la situazione. Purtroppo cioè io un euro ce l'avrei buttato su Sforzini, per fare un esempio. Poi ci sono ma altre c'è stata la reale possibilità che venisse o no? Secondo me no. Oppure, secondo me no, perché c'è stato, diciamo, Teramo aveva già completato il pacchetto? C'è stato il cambio di direttore, e quando c'è il cambio si bloccano quasi tutte le situazioni, e quindi hanno puntato su giocatori totalmente diversi. E invece Camara doveva arrivare a Teramo, Idrissa Camara. E tra un po' vediamo anche qualche immagine. Camara è un calciatore dell'Avellino, ha fatto quest'anno 8 presenze in Serie B, purtroppo penalizzato dal modulo di Novellino. È un calciatore, secondo me, importante, ha fatto anche Coppa d'Africa. C'era la reale possibilità che venisse al Teramo, ma poi, come ripeto, ci sono stati dei cambi societari all'ultimo. Alla fine, all'ultimo, e quindi... tutto è saltato. Però è andato all'Akragas il 30 di fatto, il giorno prima della chiusura del mercato. Però Federico, in questi casi ti chiedo, tu sei per la tesi che gli affari si fanno le ultime 5 ore o gli ultimi 5 minuti? No, si o possono. Comunque vanno costruiti un po' nel tempo? Se sveglia una persona delle ultime ore, si riescono a fare gli affari veramente importanti. Però molti, un po' per la stanchezza, un po' per... presi dalla fretta di voler chiudere, di voler sistemare la rosa, cercano di fare le operazioni prima. Io ho visti alcuni, tipo lo Monaco, che stavano lì fino agli ultimi minuti per cercare di sistemare la rosa al meglio. Tra un po' torniamo da te, perché stanno arrivando tanti messaggi, è stata la colpa del centrocampo, è il centrocampo, che abbiamo sofferto al centrocampo, De Grazia, Madio, ma è vera questa cosa? Cioè il vero problema sabato pomeriggio, o comunque il Teramo si porta da un po' di tempo, che ridi? No, mi fai ridere tu. No, è... in mezzo al campo, perché poi in realtà invece abbiamo detto l'unico reparto dove il Teramo non doveva intervenire era il centrocampo. Poi parliamo anche della questione portiere. Sì, c'è credo una difficoltà di Stefano Amadio un po' da qualche tempo a questa parte, figlia anche di una condizione
fisica forse non ottimale, è figlia a sua volta di una prima parte di stagione in cui praticamente ha giocato molto poco. Il vero Amadio non è quello che si sta ovviamente vedendo, è vero anche che noi ci ricordiamo un Amadio, un certo tipo di Amadio, quando accanto a sé aveva anche altri tipi di giocatori. Probabilmente manca un po' di struttura fisica al centrocampo del Teramo, ma questo ormai è abbastanza risaputo. L'unico intervento per la mediana, se si esclude Cretella, che comunque è un jolly e potrebbe fare sia il centrale di difesa sia il play, peraltro Castagno. Viene considerato anche nella distribuzione dei convocati tra i difensori, sì. Cretella. Che giocatore è? Tu lo conosci, Federico? Sì, sì. Che sì. Giocatore è? Un giocatore è un jolly. Ah, quindi può giocare in mezzo e anche dietro? Sì. Ma può fare anche centrale di difesa? Sì, a me... L'hanno descritto così? L'hanno descritto così, io l'ho visto un paio di volte, però l'ho visto sempre lo stesso ruolo. Però mi hanno detto che può giocare all'occorrenza in più ruoli. Io non avendolo visto prendo in prestito le parole del direttore sportivo del Teramo, che dice di avere comunque il giocatore piedi buoni, tanto da comunque poter giocare anche a centrocampo e non solo in difesa. L'altro movimento che riguarda il centrocampo è Castagna, che comunque è un ragazzo molto giovane in prestito dal Bari. È chiaro che magari forse se la società avesse deciso di intervenire con maggiore convinzione, sarebbe andato su un altro giocatore e non su Castagna. Giusto o sbagliato che sia, questo poi lo vedremo alla fine. È chiaro che, secondo me, torniamo al discorso di prima dei vari puzzle, dei vari pezzi del puzzle che devono ancora comporsi con le novità. Può darsi anche che Panico o Gondò potranno fare la differenza a prescindere dalla difficoltà che potrebbe avere il centrocampo. Andrea, stanno arrivando tanti messaggi, devo dire la verità, anche un po' ingenerosamente, che se la prendono con Calore, che lo vorrebbero, non che se la prendono con Calore, vabbè, che vorrebbero... è il momento del capro espiatorio. Esatto, solito quando le cose vanno male... 1-2, Varas perché ha sbagliato il gol, Calore perché quel pallone sembrava parabile, ma poi chi ce lo dice che lo fosse veramente? Ecco, però l'arrivo di Bifulco lasciava presagire anche nelle parole di Palladini del pregara che Bifulco dovesse parare, e poi però il giorno dopo para Calore. Ora a Ravenna... facciamo la cronistoria. A Ravenna forse una piccola incertezza sul gol. Arriva un portiere esperto, l'allenatore fa quasi capire anche alla stampa che gioca il nuovo appena arrivato proprio perché serve esperienza, e poi gioca Calore. Ma che succede? Bifulco come sta? Pare bene. Però prima di dirlo Palladini in conferenza stampa l'avrà visto. Però poi lui stesso ha fatto la scelta di mettere Calore. Io penso, anche dalle parole che sono state pronunciate, il fatto che questo ballottaggio, questo dualismo non abbia fatto bene a nessuno dei due, Calore e Lewandowski, l'arrivo di Bifulco sta tanto come l'arrivo di un portiere che sarà lui il titolare, soprattutto se poi il Teramo non si leva, ecco, se avesse vinto col Pordenone già uno poteva, ma non avendo vinto col Pordenone mi sembra difficile, anche per le critiche che sta subendo, che sono eccessive, sicuramente eccessive, forse è difficile che nella prossima partita a Fermo ritroveremo Calore titolare. Non so, è una scelta molto delicata. Poi negli ultimi anni a Teramo ne abbiamo viste un po' di tutti i colori. Lo scorso anno si partì con Rossi, poi andò via, poi arrivarono due portieri, con Calore che era dodicesimo arrivarono Branduani e poi Narciso, poi parò Branduani. Una partita a Modena, disastro, fuori Branduani, dentro Narciso, cioè davvero se ne sono viste di tutti i colori. Si è parlato molto di questo dualismo Calore-Lewandowski, ora è arrivato Bifulco, Lewandowski via in prestito al Monopoli. Penso sarà Bifulco il portiere del Teramo, però l'ultima scelta tocca a Palladini. Io spero per il Teramo che i nuovi innesti dell'attacco facciano quello che un po' tutti si aspettano. Sono giocatori giovani che devono esplodere, quindi insomma torniamo un po' a quell'identikit di alcuni giocatori che
sono stati a Teramo in passato, forse anche di più, perché i Donnarumma e la Padula non erano giovanissimi, ma dovevano riscattarsi. Questi invece sono giocatori che devono lanciarsi, che devono costruirsi una carriera, visto che l'esperienza greca di Gondon non è stata ottimale, non è stata ottimale neanche l'esperienza a Terni. Per quanto riguarda Panico, un giocatore di grandissima prospettiva, che non dovrebbe, che per taglia non dovrebbe fare il centravanti, ma forse in C può fare il centravanti. Ora non so se sarà impiegato come attaccante esterno, andando in competizione dunque con Bacio Terracino, San Domenico e Tulli, oppure se competerà con Gondò per un posto da centravanti. Però è evidente che dall'esplosione di almeno uno di questi elementi passa, insomma, la salute del Teramo e la salvezza del Teramo. Per il resto San Domenico non è ancora al 100%, però fa vedere che ha i suoi numeri, i suoi colpi. Bacio Terracino è tra i giocatori più in forma e anche il giocatore più prolifico del Teramo. Però serve un risultato positivo, come ha detto Palladini, per sbloccare la situazione e ridare all'ambiente e alla squadra quella fiducia che ora manca. Vedi, Sforzini non, a qualcuno non lo vuole a Teramo. Non lo vuole? Ma chi lo vuole Sforzini? Ah. Comunque, tra un po', Aglia, sentiremo anche le parole di Andrea Rossi. Ciao Andrea, ma Cruciani dov'è? Dove gioca adesso? Perché i giocatori, quelli buoni, li mandiamo sempre via? In realtà Cruciani, no, Cruciani non era del arrivò in prestito, sì. Quindi in realtà poi fu dal prestito tornò alla casa, certo. Alla casa madre. Peraltro mi pare che fosse in prestito dal Benevento all'epoca, sì. Vero? Sì. Agnes, sei bellissima. Dal C alla B. Grazie. Scrivo. Grazie. Tra un po' stiamo per sentire Andrea Rossi, ti chiedo. Sono tre terzini sinistri. Ora, ci sono squadre in Serie A che faticano a mettere insieme un titolare e una riserva della primavera. Te ne serve uno? Eh? Te ne serve uno? Il Teramo ne ha tre. C'è un po'... Capisco la concorrenza. Adesso comincia ad essere un po' affollato il reparto? Sì, in realtà da quello che eravamo riusciti ad apprendere nelle ultime ore di mercato, Diallo doveva fare le valigie, doveva rientrare, che è stata un po' la costante di tutto il mercato di gennaio. Un Diallo doveva partire, rientrare a Pescara e poi essere girato altrove. Poi così non è stato, evidentemente qualcosa è cambiato in itinere, sono rimasti sì, in tre praticamente. E adesso vedremo quali saranno, quando sarà pronto effettivamente Rossi, perché tra i tre sicuramente sulla carta il curriculum parla, è quello che dovrebbe essere in teoria il titolare, però c'è un grosso punto interrogativo, perché l'ultima partita ufficiale risale al maggio scorso, c'è stato un infortunio, ha ricominciato ad allenarsi, a fare la preparazione e quant'altro, però è chiaro che poi scendere in campo è tutt'altra cosa. Vedremo effettivamente se magari qualche minuto di partita potrà giocarlo già sabato, però è chiaro che è un giocatore da recuperare in primis fisicamente prima di vederlo al 100%, se effettivamente poi riuscirà a raggiungere il 100% in questa stagione, che poi, come ha detto anche lui in conferenza, il recupero è sempre un po' delicato, c'è sempre la paura magari di farsi male, di avere altri problemini in corso d'opera nel cercare per l'appunto di rientrare in campo. Quindi c'è un grosso punto interrogativo, al momento sabato credo che il ballottaggio sia tra Pietrantonio e Diallo. Assolutamente, il problema sono i procuratori quando non vanno in porto operazioni di mercato, certo. come sempre. Ciao Jacopo, ci spiegate perché Lewandowski è stato mandato via, dava fastidio a Sebastiani? Io credo di no, io credo che in questo senso sia invece il Teramo abbia fatto, e poi chiedo l'ausilio a te Federico, credo che sia stato fatto un ragionamento molto intelligente. Lewandowski è un mio giocatore di proprietà del Teramo, lo mando a maturare in un girone innanzitutto molto complicato come quello C, a Monopoli, una piazza che non è Lecce, ma vi posso assicurare che Monopoli è una grandissima piazza che si accende veramente tantissimo. Lo mando a maturare e lo riavrò magari
con un'esperienza maggiore. Io mi chiedo, ma giocherà? Non lo perché so. Se andare a maturare vuol dire andare a scaldare la panchina del Monopoli. Il problema è che probabilmente la scaldava anche qui. La scaldava, e quindi alla fine, però, né qui né lì avrà era, modo era di l'unico fare... modo per avere un portiere esperto. Esatto, però secondo me l'operazione ci sta. Dando un giocatore ci sta. Tu dai un giocatore che tu, sperando che trovi, magari perché possa avere più spazio a Monopoli di quanto non ne abbia a Teramo, e riaverlo più maturo. Sei d'accordo? Un'operazione che ci sta tranquillamente. Poi io so che dall'inizio dell'anno il Teramo cercava un portiere esperto, poi sono andati avanti con Calore, Lewandowski. No, è un'operazione che serve più al Teramo che voleva Bifulco che non al Lewandowski stesso, sì, per poter, sì, crescere. È un'operazione che è stata fatta proprio perché doveva essere quadrata in questo modo. Sì. Però, insomma, il portiere esperto il Teramo lo cercava. Sì, io so dall'inizio, sì, da quest'estate in realtà, poi hanno dato fiducia a Calore e a quanto pare, vabbè, i risultati. A me non è dispiaciuto inizialmente, sinceramente. Cosa? Calore. Inizialmente. No, ma infatti secondo me c'è un po' un accanimento abbastanza terapeutico in questo caso, però... il consiglio è non lasciatevi sempre condizionare dalla classifica, perché poi la classifica non è merito o demerito di uno o di due o di tre. Guarda, insomma, è una questione generale. Io credo che se avesse avuto un portiere, sì, vabbè, un attaccante importante, il Teramo dall'inizio della stagione, uno che te la butta dentro, come si suol dire. E sicuramente la classifica non era questa. Assolutamente. Io ho visto tante occasioni in casa, soprattutto tante occasioni da gol create, ma sai, quando non c'hai chi, sì, chi te la butta dentro. Ho visto Foggia, sai, molto leggero davanti. Quando si suol dire, adesso si utilizza riempire l'area di rigore, ecco, il Teramo non ha un attaccante o degli attaccanti che riempiono l'area di rigore. Però è anche normale per una società che a inizio stagione ha detto che avrebbe ridotto, come ha fatto, il budget di tanto. È evidente, l'attaccante costa, perché è quello che concretizza le azioni. Però se c'è l'attaccante... Ma infatti, se vogliamo, possiamo dare tante letture. La classifica che aveva e ha il Teramo, una classifica precaria, è anche frutto di un budget che a inizio stagione non è stato un budget di alto livello, e quindi hai giocatori di livello medio / mediocre, soprattutto per l'attacco di livello mediocre, e questo poi si è visto. Però bisognava essere pronti a questo. Ecco perché l'errore al tempo è stato perdere quella serenità e quella sfacciataggine che la squadra ha avuto nel primo mese e mezzo. Esatto. Perché quella partita di Pordenone, accidenti a quel secondo tempo dove il Teramo ha vinto 2-1 sul Pordenone. Ma aveva preso tre gol prima del primo. Si è persa quella voglia di giocarsela con le tue armi, con gli avversari, perché comunque quella squadra creava gioco e segnava anche. Ravenna aveva fatto tre reti, sì, aveva fatto, quindi sì. E invece da lì è iniziato questo processo di pensare troppo al risultato e meno comunque alla prestazione, e poi di conseguenza si sono innescati tutti quei meccanismi che, sì, hanno portato a questo stato delle cose, cioè che ora c'è paura di giocare palla, ad esempio negli ultimi minuti, se stai vincendo. E occhio che questo sarà un problema che si ripeterà, perché per vincere le prossime partite devi superare questi fantasmi, cioè arrivare agli ultimi minuti, sì, hai un gol di vantaggio e devi portare a casa il risultato. Farai come Ravenna? Questo è... Probabilmente è stato, secondo me, un limite del mister Asta, secondo me. Questo qui, cioè, però, sono convinto che se avesse avuto un contorno di un certo tipo, magari Asta si sarebbe convinto a non sposare quella nuova linea della grande prudenza, ma a continuare il lavoro che aveva ben iniziato, sì, da luglio. Sì, perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo, siete in tanti che ci state seguendo e ci state scrivendo, noi vi ringraziamo. Ieri Ania, presentazione per Andrea Rossi, io direi di cominciare dalle parole del DS Federico, che spiega il perché
il Teramo è andato su Andrea Rossi, perché poi in realtà, giustamente, da dirigente esperto e molto preparato come Alessandro Federico, non guarda solo l'aspetto tecnico, ma in questi casi, e soprattutto quando le situazioni sono complicate, va visto il valore morale. Quello che dicevamo prima. Del giocatore. Lo ascoltiamo, Sandro Federico su Andrea Rossi. La scelta di arrivare ad Andrea, tra l'altro, è una scelta anche per l'uomo, perché siamo stati insieme 3 anni a Siena e quindi conosco perfettamente le sue qualità umane, umani, morali e tecniche. Quindi sono convinto che poi da qui alla fine ci darà un grosso contributo. Ha delle caratteristiche particolari, ha sempre fatto Serie A e Serie B, non ha mai fatto la Serie C, e questo vi fa capire chiaramente le qualità del ragazzo. È ancora giovane, perché è ancora giovane, ha ancora tanto da dare, noi siamo qui ad aspettarlo e insomma siamo convinti che ci darà una grossa mano. Ok, queste le parole del direttore sportivo del Teramo. Andrea, ma come sta Andrea Rossi? Perché insomma il Poggio degli Ulivi è qui vicino alla nostra redazione, e insomma al Poggio degli Ulivi lui è reduce da un'operazione, è rientrato da poco, non è diciamo al massimo della condizione, è evidente, anche se lui dice ora si sta allenando con la squadra, con il Teramo, sarà pronto a breve. Nel complesso insomma viene da una stagione a Terni con una decina di presenze, ha conquistato la salvezza proprio nelle battute finali con la Ternana. Complessivamente non ha giocato tanto nelle ultime 2 stagioni, anzi quest'anno praticamente mai. È un giocatore affidabile, è un mancino naturale, giocatore che sia nella fase difensiva sia nella fase offensiva sa essere utile. Non è un giocatore che spicca per qualcosa in particolare, ma è un giocatore di buona affidabilità. E penso che prendete ad esempio, ma queste sono cose prese dal report di West Scout. Sì. Quindi non è nostra, se no sembra una macchia ironica. No. Quindi voglio dire, è un giocatore, certo, ad esempio, non è un giocatore che ha grande tiro in porta, ora le immagini da questo punto di vista forse lo spiegano pure, però lui deve garantire fase difensiva, capacità di spingere, mettere dentro palloni con dei cross, tempi di inserimento, e queste sono tutte peculiarità che il giocatore ha. Ha anche una buona dose di esperienza, segue il girone perché lui è di San Benedetto del Tronto, sì. Quindi comunque sia, anche volendo seguire il destino della San Benedettese, delle rivali della San Benedettese, è un girone che lui teneva comunque d'occhio. Quindi comunque sia parliamo di un giocatore che se sarà integro fisicamente, ed è lì la mia perplessità, se però lui sarà integro fisicamente, darà una grossa mano in termini di esperienza alla squadra, proprio nell'ambito di quel discorso che facevo, cioè gestire i momenti che contano, gestire i momenti della partita. Se lui fisicamente non darà delle garanzie, rischia di essere un boomerang l'acquisto di Rossi. Ania, invece prima ci chiedevano Ventola quando rientra, quando secondo te è possibile che possa rientrare? Credo che ormai manchi poco. Ha fatto degli accertamenti qualche giorno fa, anzi ieri, chiedo venia. Era in dubbio infatti se rientrare già alla ripresa degli allenamenti di ieri. Così non è stato, ci vorrà qualche giorno in più, però ormai credo che manchi poco per effettivo rientro in gruppo. Poi per tornare a giocare titolare credo che ci vorrà ancora qualche giorno in più, però è chiaro che con il rientro di Ventola si potrebbe anche liberare un Salas a sinistra, perché vedo... Cioè sarebbe però il colmo dei... Perdonami, ma a quel punto sarebbe veramente il colmo dei colmi. 3 terzini sinistri, adatti un destro a sinistra. Però stiamo scherzando. Se posso finire, si fanno ipotesi anche di un adattamento di Varas a sinistra, allora magari sarebbe un po' più logico. No, prima hanno scritto... Ed era chiaramente ironico, su 3 terzini sinistri il migliore Varas, che terzino sinistro non è. Ok, sentiamo. No, io prima quando parlavo ero un po' in difficoltà perché
mentre fino a qualche settimana fa un po' le gerarchie si potevano conoscere, ora in quella che sarà la formazione del Teramo, soprattutto per l'attacco, è difficile capire quale sarà la linea varata da Palladini e quale di queste linee darà maggiori garanzie, perché ora il Teramo con chi giocherà, se sono tutti a disposizione, sarà Panico il centravanti, sarà Gondò il centravanti, si giocherà con due esterni, quali saranno i due esterni, dunque chi sarà sacrificato, perché qui resta di essere sacrificato o un grande acquisto o il giocatore al momento più prolifico che è Bacio Terracino, oppure il Teramo giocherà con una punta e tre trequartisti, un 4-2-3-1, visto che i giocatori ci sono, perché se tu hai o Gondò o Panico come centravanti e poi come trequartisti hai San Domenico, Bacio Terracino, Tulli, Fratangelo, mi state scordando Fratangelo, Fratangelo appunto l'ho detto, Panico, perché anche Panico potrebbe rientrare in quindi quale sarà la formula, perché ripeto, si rischia che poi qualche grande colpo del mercato o qualche giocatore che sta facendo bene tipo Bacio Terracino possa sedersi, quindi Palladini tra le tante cose deve anche sbrogliare questa matassa, cioè trovare la combinazione giusta lì davanti che possa rendere al meglio, perché il Teramo ha bisogno di fase offensiva. Certo, assolutamente. Poi parliamo anche delle gerarchie d'attacco, perché sabato sera, insomma, il Teramo ritrova un attaccante che conosce molto bene, diciamo che non ha amato particolarmente, ma che conosce molto bene. Intanto ci sentiamo Andrea Rossi che parla delle sue condizioni, ma anche di come ha visto il Teramo contro il Pordenone. Lo ascoltiamo. Di sicuro, da quello che ho visto io nella partita, è una squadra vogliosa, è una squadra che ha bisogno di accendersi, che con un episodio, una situazione, con un risultato, per ritrovare quell'entusiasmo, perché sono dei ragazzi giovani, dei ragazzi che vedendo gli allenamenti lavorano, sono un ottimo gruppo, quindi ci sono tutte le caratteristiche per tirarsi fuori da questa situazione. Sicuramente bisogna però calarsi nella mentalità che siamo lì sotto. Basta poco per tirarsi fuori, perché è un campionato che io, anche se non ho fatto, ho sempre seguito, essendo di queste parti, con molta attenzione. Però bisogna calarsi subito nella mentalità e armare tutti dalla stessa parte. Adesso si riparte da sabato, una partita importantissima. E soprattutto con voglia di entusiasmo, perché è la cosa che dobbiamo dare, soprattutto noi che siamo arrivati adesso, dobbiamo dare una spinta a un ambiente un pochettino depresso dai risultati. E sono deciso da un infortunio che mi ha tenuto fuori la prima parte del campionato a Pescara, poi ho deciso di rimettermi in gioco qua, perché non conta la categoria, ma voglio giocare, nonostante che si dica, ho 31 anni, sono ancora giovane, quindi voglio ancora divertirmi. Già prima di venire qua è da un mese che mi allenavo a Pescara, ovviamente non ho il ritmo partita, non ho 90 minuti, però sto già facendo tutto con il gruppo, partitelle e tutto, quindi piano piano arriverà da sé il ritmo partita. Piano piano arriverà il ritmo partita, ovviamente non sarà a disposizione sabato sera Andrea Rossi contro la Fermana, magari può strappare una convocazione, però insomma credo sì, che non titolare insomma. A proposito, io prima ho detto ritroverà un attaccante che ha avuto e non ha particolarmente amato, e tutti giustamente avranno pensato a Sansovini. In realtà di attaccanti che il Teramo ha avuto e che non ha tanto amato, ce ne sono due. Sono due, perché uno, caro Andrea, Victor da Silva, che a Teramo è stato di fatto una meteora, perché è arrivato nell'estate della Serie B poi sfumata. Segnò il primo gol di quella stagione. Contro il Savona in casa al Bonolis. Ha fatto questo gol contro il Sant'Arcangelo, cioè mica pizze e fichi, guardate che gol su calcio di punizione, giocatore sempre molto discontinuo, peraltro, scoperto, valorizzato, pupillo di Giorgio Repetto, Victor da Silva, super gol. Sì, perché viene dal Chievo, viene proprio dalle giovanili del Chievo, alla primavera del Chievo, con cui comunque Repetto collaborava,
Tant'è che tramite questo canale lui arrivò a Pescara nell'anno di Baroni e poi l'anno dopo venne al Teramo nella prima parte di stagione. È un classico giocatore indolente, caratterialmente fragile, con un talento debordante che però va espresso sul campo. Se hai la testa, fai carriera in un certo modo. Se la testa non ti sostiene, Da Silva è lì che deve esplodere, ma questa esplosione al momento è rinviata. Vedremo se ci sarà. Il primo attaccante è Victor Da Silva, il secondo, caro Federico, lo vediamo tra un po', che insomma ha qualche anno in più, di gol ne ha fatti qualcuno in più, è Marco Sansovini, perché peraltro con Marco Sansovini c'è stata anche una querelle che si è trascinata fino alla fine del mercato, va via, non va via, quest'estate, io ricordo, e te eri anche presente. Fino al 31 agosto. Fino al 31 agosto. Alle 11:20. Alle 11:20, insomma, che cosa è successo? Sono delle storie particolari. Storie di mercato. No, vabbè, tanto oramai possiamo dirlo, inizialmente, allora lui doveva andare a Mantova. Sì, perché la moglie è di Mantova. E io mi stavo occupando di questa operazione, e dopo ci sono stati dei problemi contrattuali, perché lui ha un altro anno di contratto con il Pescara Calcio, sì. E quindi non c'è stato l'accordo tra le parti e alla fine ha deciso di rimanere in Lega Pro, perché come sapete tutti, quando si scende nei dilettanti decadono i contratti da professionisti. Sì. E quindi lui ha deciso di rimanere nei professionisti e la fermata erano diversi giorni che era sul giocatore e ha deciso di andare a fermo. E poi ci sono stati, diciamo, gli ultimi problemi, nei dettagli finali. E quindi diciamo che la chiusura della trattativa è stata fatta alle 10:30, 11:15, il mercato chiude alle 11, alle 23. Sì, alle 23. Puoi immaginare anche la nostra gioia. Sì, per la gioia di chi doveva chiudere le pagine con Sansovini, va o non va, va o resta, a un certo punto pare che vada, sì. Forse si è riaperto. C'è stata indecisione fino alla fine. C'è stata veramente la possibilità che restasse qui. Esatto, che restasse a Teramo. Che tra l'altro sarebbe dovuto essere così, qualche settimana prima si è rischiato, tra virgolette, che appunto Sansovini rientrasse in squadra. Sì. Che ormai lo possiamo dire che non era assolutamente una butade. Sono quelle storie particolari tangibili. Che però adesso in molti conoscono, perché poi attraverso i social le cose si sanno molto più facilmente, anche per noi. In questo alcune volte siamo agevolati. Aia, tra un po' sentiamo qualche dichiarazione di Sansovini che dice: oh, guardate che io la partita di andata non l'ho mica accesa, volevo solo puntualizzare alcune cose. Ricorderai la partita di andata che Sansovini durante la settimana disse: mi hanno fatto allenare a 42 gradi d'estate, fuori rosa, in un campaccio. C'era stato il presidente Campitelli che l'aveva tacciato di essere senza cuore. Senza cuore! Insomma, una serie di risposte che hanno caricato effettivamente un po' la partita, però poi, a parte qualche scaramuccia a distanza, la cosa si è comunque contenuta nell'alveo dell'educazione. A proposito di alveo dell'educazione, sentiamo adesso l'intervista che ha fatto proprio ai canali ufficiali della Fermana, Sansovini, ovviamente molto più moderato rispetto all'andata, lo ascoltiamo. No, ma io non ho caricato la partita d'andata, no, ma anzi, anche perché io ho semplicemente risposto ad alcune cose che non mi tornavano. Non sono andato a caricare la partita, anche perché sinceramente, soprattutto, sì, no, ho capito, soprattutto poi con i ragazzi, ho un rapporto con tutti i dipendenti del Teramo, io ho un rapporto rimasto ottimo a dir poco, quindi non devo caricare niente, non devo caricare neanche adesso. È sicuramente una partita importante che si carica tra l'altro da sola, perché è uno scontro diretto e quindi parole lasciano il tempo che trovano, come sempre oggi a maggior ragione. Dobbiamo solo lavorare bene, preparare al meglio questa partita e dimostrare in campo di poter guadagnare questi tre punti.
Il Teramo è una squadra che non è magari molto fisica, però è molto veloce. Un allenatore nuovo avrà portato, al di là del fatto che hanno perso, però avrà portato sicuramente qualche novità, giocatori nuovi anche dal mercato, quindi quando ci sono tutte queste novità le squadre sono sempre imprevedibili. In più chiaramente ogni partita per noi e per loro ancora di più sono, non dico le partite della vita, ma ogni volta che ci sono un paio di tre punti si gioca sempre col classico coltello tra i denti. Ovviamente l'anno scorso partimmo con altre ambizioni, probabilmente sopravvalutarono la rosa e i risultati furono quelli che poi sono stati sotto gli occhi di tutti. Per fortuna siamo riusciti a centrare la salvezza, che è stata veramente come vincere la Champions sotto un certo punto di vista, come si era messa la stagione. Salvarsi l'anno scorso è stato come vincere la Champions, Ania. Andiamo, proiettiamoci un po' su quello che potrebbe essere. Prima è arrivato un messaggio su quello che potrebbe essere i desiderata di formazione da casa. È arrivato un messaggio, adesso se Maurizio riesce a trovarlo, vediamo quante possibilità ci sono che quella sia la formazione. La formazione per Fermo. Ci scrivono da casa, è Bifulco, Sale, Scai di Speranza, difesa. Quindi difesa a 3, 3-5-2. Ma Dio in mezzo ovviamente, e a destra chi va? No, De Grazia in mezzo. Amadio gioca a destra, no dai. Sono casuali, no. Io penso Tulli e Varas esterni. Tulli e Varas esterni, Ilari e De Grazia interni, Amadio al centro, Gondò e Fratangelo. Ora, quante possibilità innanzitutto che sarà 3-5-2? Penso 1%. 1%, perché sarà 4-3. Dovrebbe essere 4-3. 4-3. In porta, secondo te ci sarà il... In porta io credo che ci sarà il cambio. Ci sarà il cambio, quindi gioca Bifulco. Dopo l'aver ridato una possibilità a Calore e magari qualche... Andrea dice di no. No, io penso, perdonami Ania, noi inizio stagione abbiamo detto che la stagione in questione non aveva a che fare con quella dell'anno scorso. Invece purtroppo io ora sto rivedendo tante di quelle cose che mi riportano a 12 mesi fa, anche tutti questi arrivi che sono stati fatti in sede di calciomercato negli ultimi giorni, se non proprio negli ultimi minuti, e mi viene in mente quello che è successo lo scorso anno, anche col cambio di portiere, perché poi parlava Lewandowski, poi dopo è tornato a parlare Calore e ora esce fuori Bifulco. Lo scorso anno parò Branduani, poi dopo toccò a Narciso. Cioè, ci sono delle coincidenze che cominciano ad essere un po' troppo sinistre. Però credo che dopo aver dato per l'appunto un'altra, tra virgolette, opportunità a Calore, qualche giorno in più di ambientamento a Bifulco, credo che parerà Bifulco, anche perché altrimenti mi viene a fare una domanda: che cosa lo si è preso a fare? Non credo per fare il secondo. E di conseguenza poi tutto il resto della formazione, no, la difesa credo che vedrà il ritorno di Caidi dalla sì. squalifica. Conferma di Pierantonio a sinistra, Sales a destra, Caidi e Speranza al centro. Conferma di Pietrantonio, ci metto un punto interrogativo. Ma altrimenti? Altrimenti non lo so, io non scarterei a prescindere di Allo. E poi il resto è da valutare, sia per il centrocampo che per l'attacco, perché con il ritorno di Ilari non credo che non verrà dato a Ilari la possibilità di scendere in campo sabato. Credo che toglierà una maglia a uno tra De Grazia e Varas. Io vi faccio una domanda, poi chiudo con Federico, ma vi faccio veramente una domanda che non è provocatoria, mi dovete rispondere sinceramente. Ma il Teramo, che ha cercato attaccanti, ha cercato centravanti, l'uomo d'area di rigore, ma vuoi vedere che l'attaccante vero, che noi abbiamo visto anche dal vivo, Andrea, voi siete testimoni, è Fratangelo, è l'unico vero attaccante che ha questa squadra? Perché insomma, parliamoci chiaro, se l'esordio di, è chiaro, deve ancora inserirsi bene, però se l'esordio di Gondò è questo, non è che abbiamo fatto tanti passi in avanti,
Andiamoci chiaro. Beh, allora, si spera il panico. Sarei più prudente su Gondò, nel senso che... E infatti ho detto, bisogna aspettare che si inserisca. Fratangelo continua a essere il giocatore che determina di più, soprattutto se paragoniamo i minuti che lui gioca a quello che poi effettivamente produce. Lui produce tanto rispetto ai minuti che gioca. È entrato a 6 minuti dalla fine col Pordenone e si era guadagnato un rigore che l'arbitro non ha dato, ma quello era il rigore del potenziale pareggio in 6 minuti. Il primo tempo che ha giocato a Ravenna da centravanti, per la prima volta da centravanti, è stato un signor primo tempo. Si è mosso di più e meglio di quanto ha fatto Barbuti in tutte le partite che Barbuti ha messo insieme quest'anno. Non sto scherzando. Fratangelo in un tempo ha fatto più di quello che ha fatto Barbuti in tutti i minuti disputati quest'anno con la maglia del Teramo. Perché si è mosso, spalle alla porta, fronte alla porta, si è guadagnato un rigore, ha avuto delle opportunità. Poi soprattutto... e ha lavorato per il reparto. Esatto. Per tutta la partita, finché il fisico lo ha sorretto in mezzo a quei marcantoni. Quindi Fratangelo va tenuto in assoluta considerazione. Però ripeto, ora questo reparto è abbondante di numero e bisognerà fare delle scelte. Qualcuno verrà sacrificato, non solo il Tulli che aveva la valigia pronta, ma rischia di essere sacrificato anche un San Domenico o un Bacio Terracino o un Panico o un Gondò. Attenzione, sì. Oltre che un Fratangelo. Anche perché Ania Palladini è stato chiaro, ha detto io lo vedo come attaccante, non come esterno Fratangelo, almeno adesso. Sì, almeno attualmente sì. Poi il fatto che non sia partito Tulli secondo me crea un ulteriore problema, sia per quanto riguarda il giocatore in sé che comunque non ha disputato una gran prima parte di stagione, sia perché comunque a inizio gennaio aveva ricevuto gli attestati di stima, di rinnovata stima per la seconda parte di stagione. Poi sul finire doveva partire. Poi è rimasto e adesso però è chiuso, tra virgolette, anche da altri giocatori, anche se poi sabato quando è entrato comunque ha inciso parzialmente in positivo o ha provato a farlo, se Varas avesse concretizzato in altra maniera l'occasione che ha avuto. Ci sono degli equilibri da ritrovare, insomma, e non sarà facile, spetterà a Palladini trovare la quadra, insomma. Assolutamente, però insomma io avevo fatto un po' un'addizione, visto che Palladini lo vede come centravanti e quanto è determinante, soprattutto ultimamente, io non sarei sorpreso sabato sera se dovessimo vederlo titolare. Chiaro, non sto dicendo che giocherà titolare, Ho detto no, non sarei sorpreso se sabato sera fosse titolare a Recchioni. Federico, chiudiamo con te, perché ci devi raccontare qualche aneddoto. Dai, raccontaci qualche aneddoto strano nel mercato, tipo Tonev che doveva andare all'Avellino. Che ti è successo al mercato? Sono... Perché poi ci sono tante storie, molti pensano che sia fatto il mercato dei Raiola, dei Riso, no. Però poi invece ci sono... fantacalcio. Poi ci sono, c'è anche il calcio, quello un po' più terrestre. Esatto, allora ho avuto mandato da parte dell'Avellino Calcio nelle ultime 2 ore di mercato di trovare una mezza punta che potesse fare seconda punta, mezza punta e anche esterno. Ecco, che fa un operatore, procuratore di mercato in quel momento? In quel momento fai mente locale cercando di trovare una soluzione rapida e fattibile. Sapevo che il Crotone aveva in uscita Tonev, che è un giocatore secondo me di Serie A eccezionale, però che ha dei problemi caratteriali vari. Vari, no? Niente di... Niente no, di, no, vabbè... Non da camicia di forza, ecco. No, litigi interni, sì. Spogliatoi, vabbè, tutti i gossip che... Certo. E quindi era in uscita. Siamo stati 1 ora e mezza al telefono, io, il presidente, il vicepresidente, direttore generale... Del Crotone. Sport Crotone. Vrenna, con i Vrenna. Con i Vrenna, sì. E la risposta è stata no, non si muove, non si muove, non si è mosso. E quindi, cioè, quella, diciamo che per chi fa l'operatore di mercato, fare un'operazione così last minute e portarla a casa è un qualcosa di straordinario. Purtroppo non è andata bene né per il Crotone, né per l'Avellino, né per me. Però sono cose che vanno tentate, molte volte
vanno anche in porto. E da adesso, cioè da febbraio, inizio febbraio, fino a 1 luglio 2018, un operatore di mercato che fa? Va in vacanza? No! No, no. No, si aggiorna, viaggia, gira, vede partite, che fa? Dipende, ad esempio ho diverse situazioni nel calcio estero, slovacco, Repubblica Ceca, campionati dell'est, diciamo. E lì se è una delle segnalazioni, vai a vedere il giocatore, ci vai a parlare, lo vai a prendere, lo fai firmare, perché diciamo che è un mercato molto più abbordabile rispetto a quello italiano. In Italia, cioè, anche se uno va a vedere un calciatore della primavera, se c'è un qualche ragazzo interessante già addosso, sì, molto 10-15 persone, sì, molto più complicato. All'est diciamo che ancora si può lavorare, nel senso, tramite le conoscenze si può ancora arrivare a prendere il ragazzo forte che può esplodere. Ti faccio una domanda perché è una cosa in cui credo un po' effettivamente. All'estero c'è anche da parte dei ragazzi, parlo di quelli più giovani, calciatori ma sportivi in senso lato, una maggiore cultura del sacrificio del lavoro, sì, rispetto agli italiani che fanno un gol e si comprano le cuffie a 400 euro, sì, per domanda, fare quelli, no, che scendono, è... dal pullman con le cuffie. No, vabbè, questo è... No, la... per dire, era per esagerare, no? No, no, lì c'è sicuramente, lo devo riconoscere, c'è sicuramente più fame, più voglia di arrivare, più... Non ci sono i genitori alle spalle che pompano i figli, che... E vogliono che il figlio arrivi per forza a giocare nella Juventus, nel Milan, nell'Inter, ma diciamo che in Italia secondo me si è persa un po' la voglia di, forse il benessere generale che c'è in giro ha portato a queste differenze, infatti l'abbiamo visto con la nazionale, certo. Non è un caso che l'Italia non abbia fatto i mondiali, secondo me è un bene perché è un punto di ripartenza futuro, dai, ripartire dai giovani. Infatti volevo chiudere la parentesi Fratangelo, mi dispiace che il Teramo, che è un giocatore di proprietà, così non ci abbia puntato, anche rischiando, perché c'è il giovane, così buttarlo dentro dall'inizio e puntarci, poi strada facendo uno può ripensarci, ma un giocatore accantonato così, mi dispiace che la società non si sia imposta nei confronti dell'allenatore. Senti, tu però sei anche... perché non mandate in onda i messaggi pro Campitelli e solo i messaggi contro? Siete vergognosi, ma io ti consiglio di leggere meglio, caro amico da casa. Perché non te la rivedi la puntata? Poi finisce, c'è la replica, se adesso riguarda. Tu però sei anche della mano, quindi insomma tivi anche la squadra della tua città. Vediamo, secondo voi Caridi è più forte di Mirillo? Vabbè. Certo, certo che sì. Non scherziamo. Certo, ma sono anche due da differenti, però, signori. Cioè, il paragone deve avere un qualcosa, non si può prendere solo ruolo su ruolo e no, dire è più forte questo di questo. La depressione della classifica invade okay, tutti i ruoli. Se era il Pescara, giocava sicuro. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Sì, sì. Al 100%. Vediamo la classifica, perché poi vediamo il prossimo turno. Chiedo a Maurizio davvero qualche altro istante, poi chiudiamo. Maurizio, la situazione, Federico, è complicata per il Teramo, però secondo te questa squadra ha le potenzialità per uscirne? Ma secondo me sì, dipende molto secondo me dalla mano dell'allenatore, cioè deve avere la forza di spronare il gruppo e di dargli quella spinta. Secondo me dipende tutto dal mister, perché lì è dura, poi quando stai in quelle situazioni lì, così a livello psicologico, sei una squadra giovane, se perdi 3-4 uomini importanti a livello mentale, poi si fa dura. Ma scusate, vorrei sapere, Caidi, che voti ha preso nelle ultime partite? Il problema del Teramo sono i vecchi giocatori che hanno messo le radici a Teramo e non hanno più stimoli. Per loro è un lavoro e basta, bisogna ringiovanire la rosa. Lo so, però poi ringiovanisci la rosa. Sono partiti quelli della vecchia guardia, perché sono partiti quelli della vecchia guardia? Il problema è sempre la posizione in classifica, perché purtroppo la classifica e i risultati comandano. Vediamo il prossimo turno. 14:30, ovviamente di sabato, Renate Triestina, Sant'Arcangelo Padova, sul Tirol Gubbio, Mestre Modena, non si gioca ovviamente. 16:30, Albinoleffe Bassano, Pordenone Feral Pisalò, San Benedettese Reggiana. 18:30, io penso che 18:30
a Fermo con la squadra che sarà già arrivata. Molti saranno su Sportub a vedersi Ravenna-Fano, a gettarci almeno un occhio, perché poi alle 20:30 a Recchioni c'è Fermana-Teramo. Questa settimana riposa il Vicenza, è stata una lunga ma bella serata. Io ringrazio davvero, ti auguro buon lavoro. Grazie. Federico, buonasera a tutti. Ovviamente per quello che farai anche nei prossimi mesi, perché poi da luglio in poi si cammina, e tu lo sai, fino a fine agosto, fino al 31. Grazie a Dania Cantagalli, ciao Ania. Grazie a voi. E grazie ad Andrea Costantini. Ciao a tutti. Che certamente non ritroverete martedì prossimo, sicuramente. E neanche me. In due. Vi posso già garantire che non troverete martedì prossimo. Ci andiamo a riparare dall'uragano. Io ho già paura. Noi invece martedì prossimo ci vediamo alle 21 in diretta su TV6, canale 14, il digitale terrestre. Buonanotte. Ciao.